Allora, che cosa porti quel Festival delle Migrazioni? Un progetto molto particolare, se riesci a riassumerlo, a raccontarcelo. Sì, porto questo spettacolo che si intitola Malì, col punto interrogativo. Visioni e suoni dal Mali e dal Burkina Faso. I testi e le fotografie sono tratte dal libro omonimo che ho scritto nel 2019, poi è uscito nel 2020, a cui appunto invece per lo spettacolo ho collaborato con il trio Suoni d'Africa, che è un trio femminile che recupera musiche tradizionali dell'Africa subsahariana, arrangiandole anche in maniera comunque originale. L'idea che c'è dietro, sia al mio libro ma anche alla loro ricerca, è proprio quella di valorizzare delle tradizioni che a noi hanno ispirato, hanno dato molto. E per me, insomma, spero di poter portare un punto di vista personale, ma anche con un approfondimento di ricerca antropologica per dare proprio uno spunto così di quello che questi popoli, queste culture possono dare a tutti, sia quelli che magari vengono da lì e possono anche andare perdendole come abbiamo fatto noi in Italia, sia insomma tutti quelli che comunque cercano sempre così delle radici. Che sono appunto radici comuni, perché in quel pensiero ci possiamo ritrovare e rispecchiare tutti. Nel leggere la descrizione di questo evento, mi è sembrato che ci fosse un accento particolare, diciamo, sul tema del viaggio, un po' diverso rispetto a Certo. come raccontiamo in genere. Siamo al Festival delle Migrazioni, si parla delle migrazioni, insomma, sembra che quel viaggio lì sia diverso rispetto agli altri viaggi che noi abbiamo in mente. Invece mi sembra che questo progetto provi magari non proprio esattamente a mettere sullo stesso piano tra chi si muove Certo. per turismo e chi si muove per scappare, però comunque sempre di viaggio si tratta e insomma il concetto è lo stesso. Certo. Io sono stata anche migrante, sono stata migrante per 20 anni in diversi paesi del mondo. Il viaggio per me è sempre stato appunto una ricerca per cui ho fatto in modo di poter dedicare tempo a quei luoghi, per cui sì, non lo chiamerei turismo, proprio sono andata a cercare me stessa, nello sguardo dell'altro, nel mio sguardo che cambiava attraverso tutti questi territori, attraverso questi incontri. Quindi le necessità sono diverse, le ragioni che ci spingono sono diverse, però è sempre, secondo me, importante comprendere quanto abbiamo bisogno appunto di un confronto con la diversità, anche per trovare noi stessi, anche per trovare quello che è la nostra essenza. Quindi così mi sento di sintetizzare in questo modo, ecco.